Buonasera, siamo in un ritardo imbarazzante, ma c'è stato prima un incontro molto intenso con Gino Fabbri, e salutiamo Gino Fabbri per la sua partecipazione, ormai si è diventato un monumento qui dello spazio di Brazzale, con Eugenio Massari, con il presidente Roberto di questa bellissima azienda. Allora, facciamo adesso, Gino si gioca, perché proveremo insieme a parlare di alcuni, insomma, grandi dolci, ma come vengono rappresentati dal cinema. Io sono Marco Lombardi, mi occupo di cinema e di cibo, e con un progetto nato oramai 15 anni fa che si chiama Cine Gustologia provo a cercare, a trovare un senso narrativo dei piatti e delle bevande all'interno di un film, perché non possono essere messi a caso dagli sceneggiatori. Il singolo piatto in relazione ai sapori, ai profumi e alle consistenze che esprime è un modo di raccontare un personaggio, una scena. Adesso poi lo vedremo concretamente, perché noi abbiamo la tendenza, dico questo e poi iniziamo, la tendenza, intanto vedo delle meravigliose zeppole che stanno passando lì, forse è stata una carrellata proprio per dire al cinema, e mi sono perso. Sì, noi quando parliamo di un film molto spesso lo raccontiamo immaginandoci i sapori. Innanzitutto, una commedia romantica è dolce sicuramente, è tenera, è soffice, poi magari è una situazione un po' piccante, un momento anche crudo e leggermente magari amaro, però poi ha un finale rotondo. Insomma, noi raccontiamo veramente il cinema come avesse sapore e consistenza, e nel cinema, il cinema si serve tantissimo della pasticceria, innanzitutto per comunicare l'idea della dolcezza. Ci sono ad esempio molti film, Ferzan Özpetek, che è un regista italiano di origine turca, che è appassionato di pasticceria, è sempre, ha scelto casa, appare vicino alla celebre pasticceria di Roma, Andreotti, proprio perché, insomma, lì si ferma, lavora, scrive, incontra attori, eccetera eccetera. E ci sono ad esempio due film che sono La finestra di fronte e Mine vaganti, in cui ci sono due scene molto belle dove vengono ripresi plateau di pasticcini, torte, veramente di tutto e di più, perché quello è un modo per due personaggi di trovare il dolce all'interno di due vite molto amare. Nella finestra di fronte c'è come protagonista un attore grandissimo che da giovane, un ebreo, oltretutto omosessuale, quindi era in pratica ricercato, poi lui si era salvato, ma era stato deportato dal suo compagno e si era dovuto nascondere, e lui diventa probabilmente pasticcere proprio perché aveva bisogno di ricreare un momento di dolcezza in una vita totalmente amara. E in un altro film, appunto Mine vagante, addirittura c'è un personaggio femminile che, per compensare l'amore mancato della sua vita, è diabetica ma si suicida mangiando dolci, perché a un certo punto ha bisogno di tutta quella dolcezza che la vita non gli aveva ridato. Allora, in generale, secondo te la pasticceria addolcisce? Si zuccheri dicono che fanno male, ma chi lo sa, non si capisce nulla, fanno bene allo spirito quantomeno. Tu magari, se ci puoi anche raccontare come sei arrivato a produrre dolcezza per gli altri. Buonasera a tutti. Beh, che la pasticceria dia dolcezza non è che sia solo lo zucchero che dà questa dolcezza, ma io credo che sia il fatto di offrire, cioè quando noi mangiamo per una brioche per colazione, siamo noi che ci offriamo noi stessi una gratificazione. Lo sappiamo che dentro di noi c'è questo piccolo senso di colpa, ma ben venga, perché questo senso di colpa magari ci può gratificare per tutto il giorno. Quando noi compriamo una torta, la torta è condividere una dolcezza, perché la torta dopo la tagliamo e offriamo lo stesso pezzo di torta che mangiamo noi, lo offriamo anche agli altri. Ecco perché, per esempio, io dico sempre che preferisco tagliare e offrire una torta piuttosto che offrire una monoporzione, perché la monoporzione può essere varia e ognuno prende la sua, però non è una condivisione uguale a tagliare una torta.
per me tagliare la torta significa partecipare a questo tipo di canale di gratificazione. Ma magari già questo per me è una differenza della dolcezza, ma la dolcezza in sé per sé io credo che sia quello che noi cerchiamo di avere verso gli altri ma anche verso se stessi. Normalmente quando uno ha rispetto verso se stesso, normalmente ha anche molto rispetto verso gli altri, perciò quando deve gratificarsi per se stesso è difficile, è quasi impossibile che non lo sia verso gli altri. Perciò è un meccanismo proprio che parte, come dicevi tu, è un qualche cosa che abbiamo all'interno nostro. Ognuno di noi ha le proprie sensibilità e il dolce deve essere un qualche cosa da trasmettere attraverso queste sensibilità. Ma anche quello che noi produciamo è frutto della nostra personalità. Perché noi cerchiamo sempre, è vero che il discorso è commerciale, perché un pasticcere naturalmente si basa sul discorso commercio, però è anche vero che deve essere un qualche cosa che se tu lo vuoi trasmettere al tuo cliente, deve essere un qualche cosa in cui tu credi, perché io ho sempre delle ricette ferme nel cassetto, che non sono mai, sono sempre delle incompiute, e strada facendo io ho avuto, per esempio, io ho un dolce in vendita che ci sono voluti 3 anni prima di metterlo in vendita, prima di arrivare al momento in cui paradossalmente avevo questa ricetta ferma provata diverse volte, mai avuto soddisfazione nella riuscita. Poi sono andato ospite da questa famiglia dove c'era questa signora che mi ha coniugato una materia prima con un'altra e mi si è illuminata la mente e ho detto devo fare la prova. Perché? Perché questa ricetta secondo me ci sta con questa coniugazione. Quando sono arrivato a casa dopo alcuni giorni ho fatto questo, mi ha emozionato e è andato in vendita questo dolce. Perché? Perché l'emozione mi ha trasmesso un qualche cosa che a sua volta, quando io andrò a vendere il prodotto a un cliente, riesco a trasmetterlo. Perché ricordiamoci che quando noi andiamo a comprare qualcosa, non è una scelta solo del colore o del prodotto che scegliamo, ma come ti viene trasmesso il messaggio. Perché? Perché è chi te lo vende che sa fare il suo dovere nella trasmissione di quel valore. Perché? Perché non è solo il prodotto in sé per sé, ma è come viene servito. E anche quello fa parte di una dolcezza, la dolcezza di come viene servito. Assolutamente, questo è poi l'idea. Ora dice bravo, un labiale, ma mi è piaciuta anche molto la cosa che hai sottolineato, oltre al servizio, anche l'idea della condivisione. Adesso che ormai da molti anni le pizze gourmet vengono già servite a tavola a spicchi, proprio per facilitare. La torta nasce da quella necessità, perché in effetti mangiare una torta da soli sarebbe un po' complicato. Quindi la dolcezza è un involucro anche esterno di cose, di modalità di servizio, di persone che sono lì, eccetera. Quindi partiamo, io con te volevo affrontare due materie prime e poi declinate in vari dolci: la panna e poi la cioccolata, quindi insomma due universi. La panna direi che è anche piuttosto in linea con lo stand in cui ci troviamo. Ci sono poi 3 film di cui vorrei parlare che hanno al centro la panna, però prima chiedo a te, la panna, ecco, se tu la dovessi utilizzare come elemento proprio di narrazione, in pubblicità, un documentario, un film, la panna a te cosa esprime? Assaggiandola, io so già, per dire, ce lo siamo un po' detti al telefono, dillo pure. Ma vuoi proprio tutto? Allora, calcoliamo, ecco, io nasco in Campania, sono contadino fino ai 14 anni e lì io ho vissuto la mia parte, che naturalmente c'era la stalla, c'erano le mucche, c'era mia nonna che adesso magari non è una poesia ma è realtà, che bolliva il latte, la panna veniva tenuta dentro a un contenitore
e questa panna ogni settimana dovevamo montarla, chiamiamola così, montare per fare il burro, e ci facevamo pure il burro in casa con la panna d'affioramento del latte bollito. Dopodiché io l'ho vista in quella maniera, io la panna. Dopo invece ho iniziato a lavorare a 14 anni, e quando ho iniziato a lavorare la panna invece l'ho vista in maniera completamente diversa, perché quando vedi la panna la prima volta, quella chiamiamola così che vediamo adesso, io da quella panna densa del latte bollito a passare a quella panna che tu trovi liquida, io non me la vedevo io la panna lì, dicevo, ma io l'ho sempre vista da mia nonna la panna densa del latte bollito, è impossibile che questa sia il latte, sia la panna. E invece lì ho iniziato a capire che cos'è invece la panna dal punto di vista, chiamiamola così, commerciale. Ecco che io ho cominciato a lavorare con questa panna. E la panna io l'ho vissuta nelle varie fasi. La panna che cos'è? È un universo, è un mondo, è un qualche cosa di ben particolare, perché qua noi siamo in uno stand, in un'azienda delle Fratelli Brazzani, dove la panna è la base per poter fare un buon burro. Ecco che, cioè, naturalmente dopo si divide il burro d'affioramento, il burro di centrifuga, il burro di lattarato, vabbè, questa è un'altra cosa. Però la panna in sé per sé cosa mi dà? Mi dà quell'elemento di preparazione, di corposità, di morbidezza, di setosità, di allappabilità. È tutto un universo che serve per il dolce, per far sì di valorizzare anche le altre materie prime, perché la panna ti valorizza anche il cioccolato, se metti la cioccolata ti valorizza, però viceversa anche del frutto secco, perché se metti la nocciola assieme veramente viene valorizzato. Il perché è presto detto. Perché? Perché naturalmente quando noi utilizziamo un grasso viene amplificato, il grasso amplifica gli aromi, i profumi, i sapori, come dicevamo prima. Perciò noi abbiamo questo rapporto di ingigantimento proprio questo degli aromi, e questo fa sì che ti dà la possibilità di fare questo tipo di meccanismo tecnico. Ma la panna in sé per sé, quando tu la vai a decorare, un dolce decorato con la panna, ti vengono in mente tutte altre poesie. Poi addirittura quello che dicevamo, che cos'era, ecco, che cos'era, proviamo di pensare che cos'era l'universo panna per me da bambino. I ragazzi giovani non lo sanno, ma i film di Stagno e Olio, dove era la parte bella? Quando c'erano delle torte in faccia. Le torte in faccia per me era il massimo. Perché? Perché per me quello era già una trasgressione, era un qualche cosa di splendido, ed era un qualche cosa che per me era impossibile da realizzare. Era l'idea che forse per me è sempre stato il sogno nascosto che non ho mai realizzato, quello di ricevere una torta in faccia. Ecco perché deve essere stato qualcosa di splendido ricevere in faccia una torta alla panna. E questo per dire quello che può essere la panna. Ma la panna noi l'abbiamo vista in tantissime forme, in tantissime. Questo magari è sviluppato in termini, chiamiamolo così, un po' quasi comico. Poi dopo tu hai l'elemento panna che parte da quando sei bambino, a quando sei ragazzo, a quando sei un po' più adulto. Ma io non vorrei toccare il discorso panna quando diventa un qualcosa di erotico, perché allora è diverso. E intanto l'ha già fatto il cinema, perché c'è un film famosissimo, perché poi ha anche creato un modo di dire, del 57, Susanna tutta panna, con Marisa Lasio, e lì è la storia proprio di quello che stai dicendo, cioè questa torta la cui ricetta viene trasmessa per linea femminile di generazione in generazione, una società solo in apparenza matriarcale, di fatto profondamente maschilista, e lì la panna è proprio questa componente erotica, un po' l'immagine della donna, almeno negli anni 60, il concetto, il termine proprio anche di femminismo in Italia quasi ancora doveva nascere.
E questa cosa va oltre a quello che tu stavi dicendo, questa componente erotica, soffice, dolce, morbida. La scena iniziale del film è con Marisa Allasio che sta facendo un bagno e c'è questa schiuma che esattamente si confonde come se fosse veramente una schiuma di panna, quindi la componente erotica della panna è estremamente, estremamente importante, estremamente forte. E ce n'è anche un'altra, tu adesso prima citavi l'infanzia. E in fondo anche l'infanzia ha una sua forma di erotismo diversa da quella degli adulti, forse è un erotismo più ingenuo, più disincantato, totalmente che non ha il risvolto sessuale. Ma c'è una scena meravigliosa di uno dei più bei film della storia del cinema, C'era una volta in America, in cui uno degli amici di questa banda, insomma, poi di amici che si tradiranno, ma che inizia questa attività malavitosa, sono veramente bambini, non sono ancora ragazzini, però c'è il mito di una bambina, di una ragazzina che giocherebbe un po' a fare la prostituta e che accetta di stare con un ragazzo se quel ragazzo gli porta un dolce. E c'è questo ragazzo che con i pochi soldi che ha presi da qualche rapina, insomma da qualche furtarello per la strada, va a comprare una charlotte alla panna. Va da questa ragazza, la ragazza è impegnata che sta stendendo il bucato, che ci aspetta qui, e questo ragazzino è seduto sui gradini in attesa che la ragazza esca fuori, comincia a scartare il pacchetto, guarda, c'è una ciliegia, comincia a mangiarsi la ciliegia, poi passa il dito intorno, sente il sapore della panna e alla fine si mangia la charlotte alla panna. Quindi è l'erotismo della vita, l'erotismo dell'innocenza, l'erotismo della vita, ecco, che quando si è così piccoli forse paradossalmente è ancora più intenso di quando si cresce, un'altra forma. E poi c'è ancora un altro film in cui la panna anche assume un po' una connotazione quasi politica, un film di Tarantino in cui la panna è uno dei tanti ingredienti, White Cake, è un film che affronta anche tematiche proprio di razzismo, e c'è il personaggio che sta cercando di far ricongiungere uno schiavo con la sua moglie, e invece insomma, si svolge tutto all'interno di una casa dove c'è Leonardo DiCaprio, che invece è un mercante di schiavi, e proprio Leonardo DiCaprio gli offre una white cake, che è un pochettino un modo per dire questa è la purezza di noi razza ariana, la purezza di noi bianchi in confronto a voi. E naturalmente quest'uomo che sta cercando di salvare il giovane di colore rifiuta questa white cake. Quindi qua addirittura la panna è qualcosa di che assume una valenza proprio antitetica, di non di buono, ma qualcosa invece di costruito. Adesso white cake, tu ne fai la white cake, è un dolce abbastanza greve. Sì, diciamo che la charlotte alla panna è un qualche cosa di meraviglioso, perché come dicevi tu è un dolce semplicissimo, dove hai questo pan di Spagna sottilissimo, morbidissimo, dove le vai a stendere, che possono esserci anche tipo una confettura di lamponi, una panna montata con le ciliegie, e quella fai la rotolatura e diventa una charlotte, che è sicuramente eccezionale. E l'altro, la white cake, è forse quello, come lo raccontavi tu, diventa una provocazione, però è anche vero che è un dolce molto particolare, sicuramente è un dolce all'americana, perciò un cake abbastanza sostenuto, con questa panna che loro utilizzano, che è una panna un po' diversa dalla nostra, perché loro utilizzano una panna al 40% di grassi, perciò è una panna già molto molto strutturata all'americana, perché naturalmente per andare all'interno di un cake così sostenuto deve esserci anche una panna sostenuta, e diciamo che è un dolce che per noi italiani è un po' pesante per come abbiamo noi il palato, però personalmente ritengo che sia un ottimo dolce, ecco, quello sicuramente, anche perché è un dolce costoso, perché c'è anche molta vaniglia per farlo buono, devi mettere anche tanta vaniglia, perché è l'elemento in cui vai a togliere e a togliere quel po' di grasso, quel tanto grasso che può essere all'interno della panna. Però la white cake non è un dolce per noi di consumo. Se uno me la chiede, è un po' come la red velvet, un po' come quei dolci che noi adesso siamo diventati abituati. Siamo degli abituati adesso a farli, perché anche
La Naked Cake è un dolce che prima non si era mai proposto. Adesso su 10 torte nuziali, 5 sono almeno Naked Cake, anche se io magari non le vedo condivise, e qua c'è la differenza d'età fra la mia età e quella delle mie figlie. Sono sposate le tue figlie? No. Hanno già però un'idea di quale sarà la torta nuziale? Sicuramente mi sa che la prima sarà anche quella una Naked Cake, perché la vede come una torta nuziale. Per me la torta nuziale italiana è quella con la glassa e i decori a cordetta all'italiana, ma lì stiamo su un'altra filosofia. Non sono capito. Anche con i due sposini di zucchero su in alto? No, quelli no, non li ho mai amati nemmeno da ragazzo. Però la torta all'italiana sì, ecco, perché per me la torta all'italiana, ecco, che può esserci appunto la panna, ci possono essere questi elementi, però la copertura secondo me deve essere fatta e decorata all'italiana, perché solo noi abbiamo il gusto del decoro all'italiana con quei decori che erano degli elementi simbolo. E se comunque sia, quando ci sono i concorsi a livello mondiale della pasticceria, la torta all'italiana è un elemento di riferimento da parte di tutto il mondo dei pasticceri, perché la torta all'italiana è un quarto di pan di Spagna, un quarto di farcitura, un quarto di bagna, un quarto di glassa. Questa è la composizione ideale nel mondo della torta da prendere in considerazione, come torta da prendere in considerazione proprio a livello mondiale. Il metodo è il modello italiano. Se prima di passare alla cioccolata, ancora torniamo sulla torta invece alla panna di Susanna Tutta Panna, ma si fanno ancora queste torte lì? Nel film proprio si vede che è una montagna di panna, che poi scavando chi lo sa se c'è un po' di pan di Spagna, ma darebbe proprio l'idea della classica montagna di... Io ogni tanto, un po' di tempo fa, prendevo proprio una baschetta di panna in pasticceria e mangiavo solo quella con un cucchiaino, a volte nemmeno il cucchiaino. Lì dà proprio l'idea che sia una montagna di panna, però oggi non è tanto di moda un tipo di torta così. È perché uno non vuole accettare le sue debolezze. Perché io credo che fondamentalmente è un po' come quando uno dice: io consumo solo cioccolato all'80%, al 90%, poi quando arriva a casa, dopo aver degustato col rum perché gliel'hanno regalato il cioccolato all'80-90%, quando arriva a casa si mangia due cucchiai di Nutella. E allora vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona. Perché? Perché io penso che se adesso noi abbiamo ripreso, dopo la pandemia, abbiamo ripreso la produzione dei maritozzi, ma che erano le focacce con panna che avevamo più o meno come quando ero un ragazzo io. Abbiamo ripreso fuori la pavlova, certo, però era la meringa con panna. Cioè, ti dico questo perché abbiamo ripreso fuori dei dolci dove c'è la panna, ma sono delle monoporzioni che uno se le mangia da solo per dire: non l'ho fatto vedere agli altri, ma me lo sono gratificato così tanto io. Se uno si prende il dolce alla panna per 8-10 persone, sembra di voler dare una botta e di dire: ma siete dei maiali perché vi mangiate la mia torta che ve l'ho regalata. Però non è questo. Io penso che a un certo punto, se noi guardiamo poi a livello, perché è il discorso che facevamo prima, uno pensa che perché mangia la panna possa essere una persona che va a ingurgitare chissà quante calorie, chissà quanti grassi, ma se uno va a vedere quale altro dolce va a mangiare e che magari ci sono delle creme, delle cioccolate, delle mousse, delle cose del genere, se va a vedere diventa come il discorso del panettone: mangio una fetta di panettone perché così magari evito di mangiare la brioche. Sì, ma col panettone intanto ti mangi il doppio delle calorie delle brioche, perciò basta essere in pace con la propria coscienza e dopo va bene tutto. Però io personalmente ogni tanto un dolce alla panna io lo proporrei, perché non è un qualche cosa così di fuori dal normale, è qualcosa che comunque piacerebbe a tutti. Quindi hai creato una specie di assoluzione nei confronti della panna, quindi liberiamo ogni genere di pudore, mangiamoci la panna in quantità accettabili perché fa bene. Passiamo alla cioccolata, quello è un universo ancora più ampio, lo è a livello
narrativo, perché la cioccolata, a differenza della panna che è dolcezza allo stato puro, la cioccolata naturalmente in relazione al tipo di cacao utilizzato ha la componente dolce ma anche la componente amara, a volte può anche essere più intensa la componente amara di quella dolce e anche di quella grassa. Ed ecco che infatti ci sono film che utilizzano la cioccolata in maniera diversificata, ad esempio uno famosissimo le cui scene girano in rete oramai da molto tempo, Nanni Moretti è un grande appassionato di pasticceria a livello se non forse addirittura di più di Ospetek, e c'è un suo film bianco in cui c'è proprio tutto un excursus di pasticceria, c'è tutta una un racconto sul Mont Blanc, e anche la panna. Qui si parla di equilibri fragili, che Mont Blanc si regge su un equilibrio fragile, si parla del cannolo e c'è una disquisizione piuttosto intensa sulla Sacher Torte. Il suo interlocutore non conosce la Sacher Torte e lì nasce la famosa frase di Moretti: vabbè, continuiamo così, facciamoci del male, che è una frase che diciamo ed è nata proprio da quel film. La Sacher Torte è un involucro di dolcezza e di componente soffice, ma all'interno la marmellata di albicocche, che ha una componente acida intensa, poi dipende dal tipo di marmellata, ma di solito ce l'ha, è un po' come se fosse il suo personaggio. Nanni Moretti è una persona molto acida che cerca di nascondere la sua acidità ricoprendola proprio di zucchero, ricoprendola di dolcezza, e quindi qui la cioccolata ha questa funzione. Mentre c'è un altro film bellissimo, non visto da tanti, Another Special del 2020, la storia struggente di un papà che fa la famiglia per un bambino piccolo, perché la mamma se n'è andata ormai da tanto tempo. Questo giovane uomo ha poco più di 35 anni, gli è stata diagnosticata una malattia di quelle brutte, quindi sa che nel giro di poco tempo se ne andrà, e quindi sta cercando di trovare una famiglia a cui affidare questo ragazzino. C'è una scena di un compleanno bellissima in cui loro due condividono, loro due tagliando la fetta, una torta di cioccolata, che naturalmente la si vede, ma dà la colorazione evidentemente una cioccolata probabilmente al latte, si immagina una forte componente grassa, dolce, non c'è tanta amarezza. Ma la cosa bella è che, e questa è la domanda adesso che ti volevo fare, con la cioccolata sopra, che non è messa in maniera perfetta ma è spennellata, cioè c'è proprio una irregolarità che sicuramente si sente anche a livello tattile, che un po' racconta proprio l'imprecisione della vita, l'ingiustizia di questo bambino che di poco tempo sarà senza genitori. È dolce, ma è un dolce buttato lì, come se non ci fosse un ordine, fosse tutto caos. Si fanno ancora queste torte da cioccolata con spennellate irregolari sopra, abituati come siamo al mondo perfetto e tutto deve essere a postino, non più. Questa è una domanda molto difficile da rispondere, perché vedi, io se dovessi parlare a livello tecnico professionale direi che la torta deve sempre essere perfetta e dovrebbe non avere mai nessun difetto. Naturalmente io non sto parlando a livello del dolce in sé per sé, come deve essere preparato, perché deve essere comunque sempre buono, ma come deve essere finito, decorato alla fine. Ecco che personalmente io dico, io credo che la decorazione più bella e la finitura più bella sia stato proprio il tuo racconto, perché quello che manca nella perfezione di quella spennellata, tu dici una spennellata anziché una glassatura, sì è vero, però quella spennellata secondo me è la perfezione in assoluto, cioè che c'è l'amore all'interno, c'è una dimostrazione più totale dell'impossibilità di aiutare o di fare o qualcosa che noi vorremmo fare. Io credo che sia proprio nel nostro modo di essere difficile, quando tu ti trovi in quelle situazioni, secondo me rappresentare anche a un altro la tua perfezione. Io credo che tu sia condizionato anche a tu all'interno. È vero, quando tu per esempio non sei chiamiamolo così, quante volte noi anche come professionisti cerchiamo di essere il più possibile, di spersonalizzarci anche quando dobbiamo andare a preparare qualcosa, perché se no, se noi fossimo
dei trasmettitori, forse in quel momento lì useremo anche dei colori difficili, molto tristi e poco rappresentativi del cibo. Potremmo utilizzare dei colori che non sarebbero nemmeno adatti, perciò un bravo professionista naturalmente deve lasciare perdere i suoi problemi personali e separare la propria condizione, ma questo lo dovrebbe essere anche quando facciamo i giudici. Per esempio, noi quando parliamo di essere un giudice, e qua magari prima parlavamo del burro o quant'altro, io quando vado a giudicare un burro dovrei spersonalizzarmi completamente. È come quando io vado a fare il giudice, e mi è capitato in tante giurie, una delle più importanti è quella della Coupe du Monde di Lyon. Io ero in giuria e io ho contestato dei giudici perché davano dei giudizi che non erano giusti, cioè noi non puoi andare a giudicare male un prodotto fatto bene solo perché non ti piace un prodotto che è stato usato all'interno. Se tu sei un giudice devi togliere questa maschera tua o quel gusto tuo personale, ma devi superare te stesso e arrivare al punto di dire: a me non piace il caffè, sì è vero, però se questo dolce al caffè è fatto tecnicamente da 10 lodi, io devo dare 10 da 1 a 10, non posso dire dare 4 solo perché a me non piace il caffè. E questo è il discorso, e queste sono delle situazioni che noi tante volte a livello professionale ci troviamo. La stessa cosa, tu mi hai fatto un paragone di quel film, beh, io credo che sia il dolce più bello del mondo anche solo se spennellato, perché comunque sia io credo che è già molto aver fatto un dolce in quel momento amaro che sta vivendo e riuscire a trasportare a un altro questo tuo suo modo di amore e di essere, diciamo così, uomo. Io credo che tutto sommato bisogna anche dargli una medaglia, non solo lì. E se io fossi un professionista sicuramente altro che medaglia, altro che trofeo gli darei a una persona così. Facciamo un gioco, facciamo finta che dobbiamo girare un film su di te, un documentario, e tu scegli, a prescindere da quello che ti chiedono gli altri, a prescindere dal mercato, a prescindere magari dai dolci che possono più funzionare in ambito di manifestazione, cioè proprio la tua pancia, tu che cosa ti metteresti a mangiare? Quale sarebbe il tuo dolce? Quello che più ti rappresenta proprio come carattere, come persona. Noi ci siamo conosciuti, ci siamo parlati ieri, ci siamo conosciuti oggi, quindi se ti conoscessi un po' di più proverei io a inserire un dolce in questa scena, ma non potendolo fare, invece prova tu a raccontarmi chi sei attraverso il tuo dolce preferito, quello che vorresti avere lì vicino. Ti rispondo come ho risposto a una signora, a una giornalista che mi chiese qual era il mio dolce preferito. Stavo ritornando da un'udienza a Roma, che era l'udienza di Papa Giovanni Paolo II, che avevo ricevuto 13 dicembre del 2000, e con la torta del Giubileo. Io ho lasciato il Vaticano, io e mia moglie lasciamo il Vaticano, ed mi ero appena messo sull'autostrada del Sole per Bologna, e mi telefonò questa giornalista da Milano, e nel parlare di questa torta, parlammosi la torta, poi mi chiese qual era il dolce che io preferivo, se era diventato la Giubileo il mio dolce del cuore. E gli spiegai, faccio vedere, non sono i dolci da concorso che fanno diventare o trasformare una persona, cioè noi abbiamo già un nostro modo di vivere e di essere. E io prendo sempre esempio anche quei ragazzi. Quando voi prendete in esame un dolce da concorso dove ci sono 7, 8, 10 stratificazioni, ottimo, perché magari quando noi lo andiamo a tagliare è un dolce eccezionale, ha vinto un concorso, bene, abbiamo delle torte che quando tu le mangi eccezionali, ottime, però è un dolce che tu lo mangi oggi e domani tu non lo rimangeresti, perché non ha quella memoria storica che ti riprende per essere mangiato. Prova di pensare a una brioche invece, tu mangi una buona brioche, mangi un pezzo di pane, un lievitato per esempio, molto meno bello della torta da concorso, molto meno particolare perché non ha magari le creme, però
se tu oggi hai mangiato una buona brioche e domani tu, quando ti svegli, la prima cosa che pensi è: se io potessi rimangiare una brioche come quella di ieri, che cos'è che ti ha fatto allacciare questo discorso? Come quando mangi un buon pezzo di pane fatto da un buon fornaio. Noi abbiamo delle memorie storiche che sono quelle che noi immagazziniamo quando siamo bambini, e allora a quel punto lì tu ti ritrovi che la nostra memoria storica è quel buono, è quel qualcosa che tu hai nella mente e colleghi subito a qualcosa. Io alla giornalista gli dissi: sa qual è il mio dolce migliore? È la ciambella casalinga. Fa: in che senso? È la ciambella perché ricorda, era la ciambella che faceva mia nonna, ed è quello che sicuramente per me, io la mangio la mattina con il latte e il caffè ed è buono, ma la mangio anche la sera del bicchiere di vino dolce e per me è buona lo stesso. È sempre la ciambella, ma io la vedo che è versatile, ma per me è sempre buono. Rispondo per così anche con te, Marco. Per me la ciambella è sempre il più dolce che mi ricorda, perché forse non è il dolce migliore del mondo, ma è quello che è il dolce del mio cuore, ecco, detto come l'ha detto. E la ciambella è, la ciambella è densa a livello, insomma, in sezione, non ha, insomma, alveoli microscopici, ma non ha, e quindi dà l'idea di una persona densa, spessa, con tante cose, non solo di esperienza di vita ma caratteriale, e vedendolo così dà l'idea di qualcosa che ha un peso, invece è leggerissima la ciambella, cioè questa è quasi un paradosso, pienezza e leggerezza, poi un dolce che non è assolutamente stucchevole, anche quando c'è un po' di zucchero a velo sopra, adesso non so se tu la immaginavi con lo zucchero a velo sopra. No, la nostra addirittura, quella di campagna, era una ciambella addirittura neanche morbida, perché era una ciambella che anche quando era appena cotta era già sostenuta di suo. Però secondo me è un dolce meraviglioso per quello, cioè che cos'è che poi alla fine, naturalmente la ciambella deve essere anche fatta bene, perché non è che debba essere solo perché ti ricorda qualcosa, ma deve avere certi tipi di collegamenti. I dolci del cuore secondo me sono quelli che ti ricordano la tua infanzia e i tuoi percorsi, come quando noi andiamo a giudicare il cibo in sé per sé, in generale, cos'è che è il buono? È quello che rimangeresti, è quello che ti viene voglia di rimangiare, è quello che è collegato a qualche cosa che noi abbiamo già in essere. Ma qua dopo si andrebbe a toccare non solo un discorso degustativo ma anche di sensoriale, perciò si va a toccare già un discorso psicologico, ecco. Gli aromi, i profumi che noi abbiamo avuto nel nostro percorso di vita e che sono legati a dei momenti tristi o belli, vogliono essere anche, guarda caso, delle situazioni in cui noi non andiamo a percepire il buono laddove magari sarebbe buono, ma sono stati vissuti momenti tristi, perché ci ricordano momenti tristi, che so, per dire, se è morta la nonna o c'è stato un incidente e avevamo le viole vicino, è difficile che la viola sia un profumo o un aroma che noi avremo nel percorso della nostra vita accettato, anche se tu sei cosciente che il profumo della viola è buono, ma non lo riesci a accettare, è il nostro inconscio che è, allora lì si va a toccare una sfera che non è più un qualche cosa di, addirittura a volte anche di logico, di razionale, ma si chiama di razionale. Il mio progetto di cinegustologia nasce proprio da questa, da questo pozzo profondo che non è sempre scuro, a volte è anche illuminato, però è profondo, e quindi questo completamente taglia le gambe a questa illusione del buon oggettivo, tanto tutti noi sentiamo le cose in maniera completamente diversa proprio perché ci sono questi rimandi, questi switch rispetto a un ricordo buono o non buono della nostra vita, e quindi vabbè, ma questo ci dà anche un po' il fatto, la cifra che siamo tutti diversi, meno male che lo stesso oggetto lo possiamo vivere e raccontare in maniera completamente diversa in relazione a quello che noi siamo. Ultima domanda, a te la zuppa inglese piace? Direi che il mio dolce è uno dei miei dolci migliori
che io possa trovare, perché quello, anche quello è un dolce della mia memoria, e una volta era un dolce di recupero, era un dolce dove magari in casa veniva utilizzato della ciambella o del pan di spagna o dei biscotti, qualcosa del genere, inzuppati con l'alchermes. Poi c'era appena appena un po' uno strato di crema cioccolato, poca, perché naturalmente dopo non doveva dominare, un altro piccolo dischetto di ciambella o di pan di spagna, sempre bagnato con l'alchermes, e la crema pasticcera. Questo era il dolce però che veniva tenuto in considerazione poche volte all'anno. E poi tra l'altro l'ho potuto consumare solo da una certa età in poi, perché naturalmente essendoci l'alcol non era a mia disposizione prima, però io tuttora, per esempio, martedì qua alla fiera darò in degustazione della zuppa inglese, perciò ci hai preso in pieno, guarda, ci hai azzeccato, non so come, ma ci hai azzeccato. Ho portato la zuppa inglese in bicchierino, un po' fighettino, con la gelatina di Alchermis, perché adesso l'abbiamo resa un po' più attuale, capito? Però la tecnologia ci permette di usare Alchermis in maniera che magari quando avevo 20 anni non lo potevo fare, adesso lo possiamo fare, e la tecnologia, se usata bene, secondo me non deve essere tenuto in disparte. Io ti ho chiesto della zuppa inglese perché quando ti ho fatto la domanda del tuo dolce, io invece ti immaginavo in questa ipotetica scena del film mangiare una zuppa inglese. Sarà un po' di condizionamento territoriale, visto che mi sembra sia un dolce proprio di quest'area territoriale, ma perché la varietà, l'autenticità nel non cercare delle forme finte, ma il vero. Ma ti dirò, scusa se intervengo così, ma proprio qua al SIGEP, proprio qua in questa zona qua, nella Pastere Arena, circa penso un 15 anni fa, ci fu Sweet and Famous, Delicious and Famous, e c'erano diversi personaggi, tra cui c'era tutti i personaggi della TV, e c'era Lamberto Sposini. Io avevo Lamberto Sposini abbinato a me e io portai la zuppa inglese. Quando io portai la zuppa inglese e gli diedi la zuppa inglese a lui, mi guardò e mi abbracciò, e mi ricordo che si commosse. E io rimasi così esterrefatto, perché faccio, possiamo darci del tu? Faccio, che certo, io non ti conosco, però tu hai toccato un elemento di me che fa paura. Faccio, perché? Perché mi ricorda, lui è umbro, e lui mi aveva detto, io la domenica a casa mia madre faceva la zuppa inglese, tu quando ho visto questo dolce mi hai toccato una sfera che non pensavo che di arrivare qua e trovarmi così, perché c'erano altri personaggi, suoi colleghi, che invece hanno reagito in maniera molto così particolare, un po' altezzosa. Lui invece è tuttora, continua uno scambio di messaggi, perché dopo che c'è stato il suo problema di salute, lui comunque, perciò hai toccato una cosa molto particolare, vedi, oltremodo che la zuppa inglese è toccata, l'ho tirata fuori adesso, che magari era la ferma in un angolo della mia mente. Avete creato anche un gruppo magari su WhatsApp chiamato zuppa inglese, è una condizione dell'anima. Va bene, abbiamo fatto una chiacchiera tra la pasticceria e l'anarchia, e il cinema e le arti in generale. Io volevo togliermi un sassolino da una scarpa e chiamare qui un attimo, è talmente bravo che lui forse ha letto anche qua nel pensiero e non lo vedo, Valerio, eccolo lì, Valerio, uomo nell'ombra, vieni un attimo qua, vieni Valerio, vieni, fanno fare un applauso, vedi, è arrivato da tutto SIGEP. Lui è il regista oscuro di tutte le cose che succedono qua e non soltanto. E fai un saluto. Benvenuti a tutti, è un piacere essere qui con voi, confrontarsi con professionisti come Gino Fabbri. E speriamo di mettere a disposizione tutto quello che possiamo offrire come azienda in termini di prodotto, di opportunità anche di confrontarsi, no, con questa realtà che è il mondo della pasticceria, che ci chiede di metterci in gioco continuamente. Lo facciamo con piacere, soprattutto con professionisti di questo tipo. Grazie. Sei stato veramente ineccepibile, quasi fosse preparata la cosa.
Va bene, grazie mille, grazie di cuore Gino, è stato un incontro realmente bello e piacevole. Dopo succederà ancora qualcosa qui, certo, quindi una sessione gelato, prepariamoci. A dopo, arrivederci.